Ci mettiamo volentieri in ascolto, con un benvenuto per tutti, della pagina di Vangelo che ci viene offerta da questa 18ª domenica del tempo ordinario. E di qui intanto vi faccio lettura. Siamo da Matteo, verso la metà del Vangelo circa. Avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro, guarì molti malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Allora provo a mettere in evidenza qualche sensazione, ecco. Innanzitutto il brano respira un forte clima eucaristico, casomai strada facendo ve lo richiamerò. Gesù ha saputo della morte di Giovanni Battista. Non è facile elaborare la morte. E penso che parecchi hanno vissuto questa esperienza. Passa di tutto dentro la mente, dentro il cuore, un senso di disagio, di provvisorietà, di fragilità. La vita, quanto ci teniamo alla vita. Gesù penso che abbia avuto sensazioni simili alla maniera sua, perché aveva una sensibilità enorme. E che cosa fa? Si ritira e la parola direbbe che diventa anacoreta, cioè lascia il coro, se ne va in solitudine in un luogo deserto, in disparte. E però ecco, le folle non gli danno tregua, lo seguono addirittura a piedi mentre lui aveva fatto una traversata sul lago. Scende dalla barca vedendo questa folla e qui che cosa fa? Genera queste persone, rigenera, prova gli stessi dolori che prova una madre quando mette alla luce un figlio. Cioè, non è una mi lavo la faccia e spendo una parolina per quelli che stanno male. Ti senti completamente attraversato da loro, dalle loro paure, dalle loro sofferenze, perché erano quasi tutti molto segnati da questo. E arriva la sera, in genere quando si sta bene
o quando si spera bene, il tempo si restringe. Pare impossibile. Se tu stai male, il tempo non passa mai. E i discepoli cosa fanno? Cercano di lavarsi le mani. Signore, mandali a casa. Adesso hai fatto la tua parte, abbiamo fatto la nostra parte. Qui siamo nel deserto, ormai è sera. Che ognuno provveda a se stesso. È la soluzione più semplice quasi. Tutti quanti sappiamo dare questa svolta, non sappiamo incontrare le situazioni reali, purtroppo. E poi la gente è tanta, 5.000, è detto verso la fine, più donne e bambini. Li si nomina, ma erano praticamente irrilevanti, socialmente quasi una difficoltà per tanti aspetti, ecco, sui quali non mi dilungo. E Gesù che cosa fa? Date loro voi stessi da mangiare. Allora, capite che vengono coinvolti direttamente, ma qui sarebbe possibile forse anche una traduzione non del tutto fuori campo. Fatevi voi stessi cibo per loro, altro che sgaiattolar via. E allora loro reagiscono ancora insistendo sui tasti difficili. Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, non bastano nemmeno per noi. Pensi prima a te stesso. E Gesù dà ordine alla gente, non tiene conto di queste suggestioni, dà ordine alla gente di sdraiarsi, e qui c'è una novità, sull'erba. Siamo nel deserto e c'è erba. Sembra quasi che l'erba sia la buona coscienza che i discepoli di Gesù dovevano svegliare. Bisogna far fiorire la vita, dove la vita incontra le sue difficoltà. Ecco, e Gesù se li fa portare i 5 pani e i 2 pesci. Che bello questo numero, 7. Però vi voglio dire, adesso proprio sembra di essere a messa. Prese i 5 pani, i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, benedisse, spezzò, e qui inventa già i ministri ausiliari dell'Eucaristia. Diede i pani ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Questo Gesù è sempre in anticipo sulle evenienze anche più improbabili e più difficili. Addirittura avanzano 12 ceste. Che bello. Erano 5.000 uomini. Si pensa che questo numero dicesse la quantità dei frequentanti, praticanti diremmo, della comunità di Gerusalemme. È molto interessante anche questo cenno. Ma i 12 sono le 12 tribù di Israele e i 12 mesi dell'anno. Che ce ne sia sempre di questo pane e che ce ne sia per tutti. E anche quelli che sembrano irrilevanti, ci sono anche loro, vanno inclusi, non vanno selezionati e buttati via. Perché è facile per tutti, no, tu non vieni, non ne abbiamo più e via. No, l'amore deve far crescere. Quando si condivide tutti insieme, si fa proprio una bella festa. Altro che ognuno s'arrangi o le misere scorte che abbiamo non bastano neppure a noi. E poi i soldi che ci vorrebbero. E poi come si fa con l'imbrunire e con il deserto? Abbiamo 10.000 scuse anche noi per estenuare la forza dell'Eucaristia, qui soprattutto con il coronavirus. Abbiamo tanto rimarcato e sottolineato, ci manca tanto l'Eucaristia e poi la smentiamo a fatti. Buona domenica a tutti.